Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo oggi la parola di Dio che ci viene data dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 2 versetti 13-22. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe. E là seduti i cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambia monete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Amen. Carissimi, oggi giornata in cui ricordiamo la dedicazione della Basilica Laterano, ci viene proposto questo brano dal Vangelo secondo Giovanni. È Gesù che durante la Pasqua sale a Gerusalemme ed entra nel Tempio. Sappiamo che il tempo in cui Gesù ha vissuto era un tempo molto particolare. Una grande attesa, sì, del Messia, ma molte fazioni, molte sette, quindi gruppi, non in modo negativo, gruppi religiosi che attendevano il Messia, che offrivano culto a Dio, ma che anche avevano introdotto molti precetti e anche c'erano molte pratiche da parte del popolo stesso riguardanti soprattutto alcuni aspetti materiali. Ecco che qui Gesù si trova nel Tempio con persone che vendevano buoi, quindi venditori di pecore, di colombe, i cambia monete, trova un mercato nel luogo per eccellenza dove doveva essere il culto a Dio. Ecco che Gesù si altera, si arrabbia, è uno dei fatti più forti del temperamento di Gesù che abbiamo nei Vangeli, in cui fisicamente compie dei gesti che compiamo anche noi quando siamo arrabbiati, proprio all'estremo, quindi quando ribaltiamo forse le cose, buttiamo per terra degli oggetti, spacchiamo qualcosa. Gesù compie le stesse azioni, ma con una motivazione molto forte, che viene dalla parola stessa. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Gesù vede nel Tempio, il luogo per eccellenza dedicato a Dio, un luogo quindi sacro, santo, perché Dio abitava. C'erano poi gli spazi più benedetti, più importanti, quindi il santo e il santo dei santi, dove entravano solo i sacerdoti e il sommo sacerdote. Ecco che Gesù dice: perché profanate il tempio, la casa del mio padre? Ma poi Gesù dice anche: portate via da qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. Allora, fratelli e sorelle, oggi come può toccare la nostra vita questo brano? Oggi non dobbiamo tanto parlare di alcuni fatti concreti, ad esempio nelle nostre chiese, in edifici,
ma dobbiamo parlare della nostra vita, perché è San Paolo che dice che noi, il nostro corpo, è tempio dello Spirito Santo. E Gesù oggi viene a visitarci e cosa vuole fare? Vuole che il nostro tempio, che il nostro corpo, che la nostra vita, che il nostro cuore sia donato a Lui e non sia un luogo di mercato. È facile fare della nostra vita un luogo di mercato quando Dio non è più al primo posto, quando Dio non è al centro della nostra vita, quando accogliamo di tutto, accogliamo Gesù, ma accogliamo anche un altro tipo di filosofia, accogliamo anche un'altra ideologia, accogliamo anche pensieri di rancore, di risentimento, tante cose insieme a Lui. E Gesù invece vuole che il nostro corpo, che la nostra vita sia libera, sia bella, sia preziosa, sia benedetta come Lui la vuole. E quindi lasciamo che Lui venga a fare ordine e pulizia, perché Gesù vuole che il mio cuore, che il tuo cuore sia pulito, sia bello. Facciamo spazio a Lui, facciamo un po' di ordine. Le famose pulizie di casa che si fanno una volta alla settimana, una volta al mese, dipende da ciascuno di noi, lasciamo che il Signore lo faccia e permettiamoglielo, ma soprattutto permettiamoglielo anche a casa nostra, perché non si tratta solo del tempio, quindi il nostro cuore, la nostra vita personale, ma anche la nostra casa, come vanno le relazioni, marito, moglie, genitori, figli, parenti, amici, come vanno le nostre relazioni. Dio vuole che vadano bene, che la nostra casa sia benedetta e che non ci siano confusioni di sentimenti, di pensieri. Dio vuole portare la pace. Allora che la nostra casa sia una casa di preghiera, dove Gesù regna, dove Gesù è il Re, Gesù è il Signore, Gesù è il centro. Al mattino ci alziamo e come famiglia, come persone, preghiamo, leggiamo la parola di Dio, benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Lui, e la sera quando andiamo a dormire, di nuovo ringraziamolo della giornata, benediciamolo. Ecco come fare della nostra casa una casa di preghiera, un luogo dove Dio abita e dove Dio vede ordine, disciplina spirituale, e lì regnerà la pace. Amen. Allora cogliamo da questo Vangelo di Giovanni oggi lo slogan: la mia casa sarà casa di preghiera. Amen. Il mio cuore sarà un cuore che prega. Grazie Signore Gesù, grazie per questo tempo, grazie per questo Vangelo che oggi Tu ci hai donato. Noi Ti vogliamo chiedere di venire e che il Tuo Spirito Santo venga a ripulire dentro la nostra casa, nella nostra vita. Vogliamo offrirti i nostri pesi, i nostri disordini, le nostre difficoltà, affinché Tu venga e ci doni di vivere bene, vivere in Te, nella prosperità, nella benedizione Tua. Signore, siamo disponibili a convertirci, a cambiare. Entra, Signore, entra nel mio cuore, entra nella mia famiglia, affinché io viva e sperimenti il Tuo amore e la Tua misericordia. A Te la gloria nei secoli dei secoli. Cari amici, quindi benediciamo il Signore e facciamo delle nostre case, case di preghiera, dove il vero padrone, colui che regna, è Gesù Cristo. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao! Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi. Dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.